Buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale, un video un po' diverso dal solito visto che non è un post partita, non sono qui a raccontarvi di gioie o dolori, ma sono qui per darvi alcune notizie sul calcio Monza, le ultime diciamo sul calcio Monza. Metto la sciarpa. Eccoci. E niente. Prima convocazione per Super Mario Balotelli, Balobi, The Rapper. Proprio lui, convocato da Cristian Brocchi. Non so se scenderà in campo contro la Salernitana, ma almeno in panchina c'è, Super Mario c'è. Questa era la prima notizia, la convocazione di Super Mario Balotelli. Se Saltelli segna Balotelli, proprio lui. La seconda arriva una notizia, sono due notizie di mercato, arrivano due notizie di mercato. La seconda notizia è quella che vede l'acquisto a titolo definitivo fino al 2022 con opzione per il rinnovo di Scozzarella dal Parma, un centrocampista se non sbaglio, che è stato ufficializzato in serata dal Monza fino al 2022. Mentre la terza notizia è quella che vede il Monza interessato al centrocampista del Genoa, alla Sessione, il centrocampista danese ex Ajax, che ormai è da mesi fuori rosa nel club Ligure, nel club del Genoa, e il Monza ha sondato la pista per la Sessione, cioè un accordo col Genoa, ma manca il sì del calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, visto che l'attuale tecnico del Genoa, Ballardini, ha detto che vorrebbe reintegrarlo in rosa, però il giocatore sta decidendo se accettare la proposta del Monza, proposta che è già stata accettata, come detto, dal Genoa. E niente, sarebbe davvero tanta roba. Per ora ci godiamo Super Mario Balotelli e Scozzarella. Vediamo quando arriverà Scozzarella. Magari a gennaio. E incrociamo le dita e speriamo magari nell'arrivo di La Sessione, che porterebbe sicuramente esperienza al Monza. E niente, io vi saluto, vi invito a mettere mi piace, a commentare queste notizie nei commenti, ad attivare le notifiche, la campanellina delle notifiche, iscrivervi. E sempre, forza, Monza, dai bagai!